Buon pomeriggio, sono Massimo Hallecker, responsabile acquisti di Impresa Percassi, società appartenente al gruppo immobiliare Percassi, una realtà che opera da oltre 50 anni nel campo delle costruzioni, ristrutturazioni e restauri di pregio. Impresa Percassi è socia del Green Building Council ormai da anni e persegue anche nel suo modo di organizzarsi e nel suo modo di gestire le proprie attività requisiti di ecosostenibilità. I tre concetti di ecosostenibilità, che sono appunto economia, ambiente e società, si coniugano perfettamente e la profittabilità assolutamente e questo lo affermo e lo riaffermo, è perseguibile. Ma è perseguibile perché? Perché anche il mercato sta cambiando, il mercato delle materie prime ovviamente. Oggi si riesce a acquistare sul mercato prodotti, materiali ecosostenibili con prezzi molto allineati a quelli dei, chiamiamoli, materiali tradizionali o vecchia concezione di produrre. Ma questo perché? Perché la filiera dei fornitori si sta adeguando a quelle che sono le più consistenti richieste di questo tipo di materiale sul mercato, e quindi trovando una offerta molto più ampia, i prezzi si iniziano ad abbassare, quasi ad allinearsi, e conseguentemente la profittabilità c'è. C'è anche perché un edificio, nel nostro caso, visto il nostro core business ecosostenibile, costruito quindi con criteri ecosostenibili, ha sicuramente, comparato con altri tipi di edifici sul mercato, un valore immobiliare molto più alto.